Anche lei oggi per un progetto importante, quello di logistica del Mediterraneo, ma facciamo un punto su quella che è l'attività da maddalonese, da cittadino maddalonese. Mi sembra che le cose stiano funzionando con questa nuova amministrazione. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero non può non essere che positivo, anche perché c'è una massima collaborazione tra ciò che è l'amministrazione e con noi che siamo ai vari punti di riferimento. Abbiamo cercato di mettere al centro soprattutto il bene del territorio, lo stiamo facendo a 360 gradi, abbiamo seminato tantissimo, magari alcune cose si vedranno nel futuro, però già alcune cose sono state fatte. E anche questa di oggi è una, possiamo dire, un inizio di una realtà futura che necessariamente dovrà portare i suoi frutti. Questo è il momento importante, laddove, così come dico sempre, ogni centesimo dello Stato deve essere speso nella giusta direzione, cioè a favore dei cittadini. Quindi il PNRR, che è necessariamente il fulcro di questo, il motore di quello che sarà il futuro dell'Italia, è giusto che i comuni direttamente ne possano beneficiare. Ultima cosa, non posso non parlare del capoluogo, invece lì la situazione è un po' più ingarbugliata per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, o la matassa è stata sbrogliata, nel senso che ci sono due correnti? Ma io penso che, anzi, in altre organizzazioni politiche, in altri partiti sono 10.000 rivoli, forse nel Movimento 5 Stelle sì, c'è un confronto continuo, e questo confronto è giusto che ci sia. L'importante, anzi dirò di più, io sono uno di quelli che sta tentando tutto per evitare quasi spaccatura. Sto cercando di mantenere il contatto continuo con Conte e così con Di Maio, quindi senza nessun problema, anzi l'obiettivo è il bene del movimento, così come il bene della nazione. Primissimo il bene della nazione, poi il bene del movimento e soprattutto al centro dei cittadini.